Si chiama Insieme per la ripresa ed è il pacchetto di idee e proposte che l'amministrazione comunale di Vallo della Lucania, guidata dal sindaco Antonio Aloia, intende avviare per il rilancio del commercio nel centro storico. Il primo passo è stato effettuato con l'istituzione della consulta del commercio e dell'artigianato. Seguiranno iniziative finalizzate ad incrementare il numero di visitatori attraverso campagne di informazione. Inoltre si punterà sul sostegno alla residenza, ovvero ad incentivi fiscali per le giovani coppie, le fasce vitali e produttive, oltre ad operazioni di restyling sul decoro e la riqualificazione di alcuni dei luoghi più importanti e centrali come Piazza dei Martiri, Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Cattedrale. L'intenzione è quella di rendere Piazza Santa Caterina un'area fruibile ai bambini, con la zona che è già da tempo chiusa al traffico veicolare. Prossimamente gli appuntamenti con l'estate vallese, già fissata la notte bianca per la data di sabato 6 luglio, il concorso Vallo in Fiore, la conferenza internazionale dei geoparchi europei, che dal 4 al 6 settembre si terrà sul territorio cilentano con la delegazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, del presidente Amilcare Troiano, brava a strappare all'Irlanda, l'organizzazione della 12ª edizione del prestigioso evento, già presentato a Roma nel febbraio scorso e che condurrà nel Cilento ben 400 delegati in rappresentanza dei 90 geoparchi esistenti oggi nel mondo in 26 paesi.